questa è la settimana dell'accoglienza alla quale dedichiamo la nostra copertina. Entra nel vivo anche l'ottobre missionario, un altro dei temi di Vita Trentina, ma forse lo spunto settimanale è quello che abbiamo ripreso nell'editoriale, il caro bollette, che riguarda non solo le categorie economiche, c'è un gran dibattito, ma anche le parrocchie, come diciamo nell'editoriale. All'ordine del giorno di vari consigli pastorali è arrivato il come fronteggiare questo inverno difficile. Che cosa si può dire alla comunità cristiana? Che cosa dicono i cristiani su questo tema? Beh, che l'occasione può essere quella di verificare i propri stili di vita. Per forza siamo costretti a pensare ad una maggiore sobrietà, ad una razionalizzazione anche nell'utilizzo delle nostre strutture parrocchiali e poi anche all'aiutarsi, alla corresponsabilità. Se una parrocchia ha un campo da calcio illuminato, lo può cedere a chi invece magari in cambio può dare una sala dell'oratorio. Senza dimenticare che questo non riguarda solo chi va in chiesa, ma che ci sono le famiglie della nostra comunità che ne soffrono forse anche molto di più. E quindi questa scelta di sobrietà all'insegna della Laudato Si, di nuovi stili di vita, è una scelta obbligata. Chissà che questa austerity ecclesiale poi non ci lasci un pochino più avveduti e quindi anche più evangelici.